Amici di Fanno TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo al ristorante Il Daino di Frontone per una conferenza stampa. Il tema di oggi sarà proprio l'ortica, questo antico alimento funzionale, il tutto organizzato grazie alla CIA, quindi andiamo subito a salutare e conoscere i protagonisti. Sarà proprio Gianfranco Santi il coordinatore di questa conferenza stampa. Anche oggi si riuniscono ospiti importanti per un tema altrettanto interessante. Certamente, i prodotti funzionali sono una cosa che noi oramai da 10 anni mettiamo in campo ogni anno. Perché? Perché interessano sia i consumatori, quindi i cittadini in generale, perché un prodotto funzionale è un prodotto che salutisticamente fa bene. Abbiamo lanciato le bacche di goji, topinamburi, il pane d'orzo, la visciola e così via. Ognuno di questi produce degli effetti positivi sulla salute, dalla glicemia al colesterolo, agli antinfiammatori e così via. Quest'anno abbiamo pensato, e tutto viene legato poi a quello che può essere l'opportunità per un'impresa agricola. Quest'anno abbiamo pensato all'ortica, quindi faremo un'iniziativa sull'ortica, spiegando gli usi sia alimentari ma anche non alimentari, perché l'ortica è un prodotto che nasce spontaneamente ma che può essere coltivato e che potrebbe portare, se riusciamo a costruire delle filiere su questo, ad avere diverse aziende che potrebbero, alcune addirittura fare esclusivamente questa cultura, altri che potrebbero fare un'integrazione. E questa cultura in modo particolare si addice molto alle aree più svantaggiate, quindi alle aree montane. Quindi perché a Frontone? A Frontone perché è un'area montana dove i terreni non sono così fertili come possiamo pensare nel Fanese o nelle colline della provincia di Pesaro, ma sono terreni abbastanza improduttivi, quindi occorre trovare anche soluzioni diverse da quelle attuali delle colture per dare delle opportunità alle nostre imprese. Quindi costruire una filiera è un obiettivo che ci poniamo, sia con chi fa pasta fresca per l'alimentazione, sia anche con chi produce tessili, perché si può fare anche del tessile. Sono molto contento e onorato di avervi qui a Frontone per questa splendida iniziativa e sono, la dico con tutta sincerità, molto curioso di conoscere quelle che sono le proprietà nutrizionali, diciamo così, dell'ortica. Doveroso il saluto del primo cittadino, Daniele Tagnani, il sindaco di Frontone, buongiorno. Sì, salve, buongiorno e benvenuti a Frontone per questa splendida iniziativa della CIA rivolta all'ortica e quindi alla valorizzazione di quelli che sono i prodotti locali, ma soprattutto dei prodotti antichi, sempre esistiti nei nostri territori, che oggi vengono riscoperti in questi ultimi anni, proprio perché per cercare di trovare delle soluzioni alternative a quella che è l'agricoltura convenzionale e quindi dare un'innovazione importante all'agricoltura, sia dal punto di vista biologico che appunto dal punto di vista convenzionale, senza facendo distinzioni, però andando a valorizzare quei prodotti tipici, locali, propri di quelle che sono principalmente le aree interne e le aree soprattutto montane. Quindi ecco, grazie principalmente alla CIA, al suo direttore Gianfranco Santi, e dopo sentiremo anche Mirko Carloni che avrà da dire molto su quelle che sono le aree interne, sulla propria valorizzazione, perciò sono curioso di ascoltare questo bellissimo convegno organizzato proprio dalla CIA Agricoltori Italiani. Grazie a tutti. Azienda agricola che fa un marchio di tessuti in ortica riconosciuto in tutta Europa. Fa parte delle urticacee, nasce spontaneamente e di sicuro ha molteplici proprietà, oltre ad essere gustosa, nutritiva e nutriente. Molteplici sono le sue funzioni e i suoi usi. Si parlerà di coltivazione ed utilizzi dell'ortica con la dottoressa Maria Teresa Leo, naturalmente una dei relatori di questa conferenza. Sì, c'è una frase che io utilizzerei per identificare l'ortica, pianta urticante ma molto virtuosa.
urticante, perché tutti conosciamo l'ortica per il problema che punge, diciamo, e che effettivamente è vero, perché sulla foglia ha questi peli urticanti che rilasciano una sostanza che a contatto con la pelle praticamente ci dà quella reazione allergica, per cui diciamo che brucia. Però nonostante questo l'ortica nasconde tanti aspetti, perché può essere utilizzata nel toto, in tutta la pianta, dalle foglie fino alle radici. E logicamente per poterla utilizzare bisognerebbe imparare anche a coltivarla. Non è una pianta spontanea che cresce ovunque, però si sta diffondendo anche, diciamo, questo interesse per la coltivazione dell'ortica. Fortunatamente è molto semplice coltivarla, proprio perché essendo una pianta rustica, assolutamente biologica, perché non c'è, già di per sé è una pianta infestante, per cui diciamo non si possono utilizzare prodotti chimici, non ha bisogno di concimazioni, non ha bisogno di acqua, per cui diciamo è semplice ed è una buona prospettiva. Questo perché? Perché gli aspetti, cioè gli utilizzi sono effettivamente molteplici, vanno dal settore alimentare, dove tutti conosciamo la classica frittata con le ortiche, diciamo, che si facevano ai tempi delle nostre nonne, ma si stanno specializzando anche pastifici veri e propri, soprattutto in Emilia Romagna, nella provincia di Ferrara, dove fanno proprio della pasta all'ortica, pasta secca. Oltre all'uso alimentare, di cui si utilizzano poi essenzialmente i germogli e le foglie, c'è tutta la parte cosmetica, per cui gli shampoo, chi è che non conosce lo shampoo all'ortica, i saponi, le lozioni e così via. Un grande utilizzo dal punto di vista fitoterapico, di cui il professor Canestrari ve ne parlerà. In più c'è un utilizzo dalla parte dell'industria, soprattutto automobilistica. Praticamente la fibra dell'ortica sta andando a sostituire le fibre di carbonio, per cui capite che c'è un discorso molto interessante dietro questo, per poi arrivare, diciamo, all'utilizzo quello più interessante dal punto di vista economico, che è quello tessile. L'ortica come fibra per gli indumenti era conosciuta fin dai tempi antichi, poi è andata, diciamo, un po' in disuso, e adesso sta tornando molto. Perché questo? Perché è una fibra soprattutto antiallergica, è assolutamente biodegradabile, biologica, e ha la stessa resistenza ed è traspirante come il lino, ma è lucente come la seta. Per cui ecco, ha tutte queste funzioni, per non dimenticare poi l'utilizzo che viene fatto per i coloranti che si ottiene dal verde, dalla clorofilla delle foglie, che viene utilizzato per tingere di verde tutto, dalla cosmesi all'alimentare, al colore giallo che viene preso dalla radice per colorare anche le fibre, il cotone, insomma, che utilizziamo tutti i giorni. Spesso e volentieri abbiamo delle risorse nei nostri campi che neanche conoscevamo. Per dire, l'ortica, da ignorante, quello che posso essere, qualche volta l'ho usata per fare il ripieno dei ravioli, però poi leggendo e informandomi ho scoperto che addirittura al giorno d'oggi ci sono dei filati a base di ortica, è usata anche in cosmetica, è usata per fare delle tisane. Siamo con il presidente della CIA di Pesaro Urbino, Alessandro Taddei. Anche oggi diamo lustro a un'altra risorsa del nostro territorio. Sì, ormai sono diversi anni che CIA organizza questi eventi, anche per far conoscere delle risorse che spesso e volentieri gli agricoltori hanno nei loro fondi. Mi viene in mente un agricoltore che durante un convegno se n'è uscito dicendo: ho appena trinciato 2000 euro di rosa canina che mi dava fastidio nel campo, mentre invece quando avevamo fatto l'evento della rosa canina abbiamo scoperto che era un alimento funzionale tra i più usati anche dai romani, perché sostituisce la vitamina C. Oggi siamo qui con l'ortica, considerata dagli agricoltori, almeno per quello che mi riguarda, visto che anche io sono un agricoltore, un infestante, perché tutti i confini sono pieni di ortica. Siamo qui per capire le proprietà di questa pianta, che
è usata sia nell'alimentazione che nel tessile, ma ultimamente viene usata anche per debellare alcuni insetti sulle piante. Ad esempio, si fanno dei macerati di ortica per allontanare gli afidi dalle piante, dai frutti. Quindi oggi abbiamo interventi anche di alcuni professori che ci spiegheranno come utilizzarla al meglio e come coltivarla. Gli utilizzi che se ne fanno, allora, da quello alimentare classico. Oggi ci troviamo a Frontone, un ringraziamento come Camera di Commercio lo voglio fare alla CIA, al direttore Santi e al presidente regionale Gattari. Parliamo di un argomento importante, l'orticola, insieme anche al vicepresidente della Regione Marche, il dottor Carloni. Tra istituzioni, con le associazioni di categoria, penso che possa essere interessante sviluppare dei particolari prodotti del territorio marchigiano, proprio nell'entroterre particolare come può essere Frontone, e poter valorizzare anche tutte le aree interne. Noi lo stiamo portando avanti con un progetto sui borghi come Camera di Commercio insieme alle università, in questo momento ci segue il magnifico rettore Gregori su questo progetto. Con Frontone, con la CIA, con questo prodotto che è l'ortica, noi potremo trovare diciamo un humus importante per valorizzare una pianta particolare che magari da piccolo ci dava molto fastidio con il prurito che ci poteva creare. Oggi vediamo che è un prodotto salutare, ci sono dei dottori che ci spiegheranno anche come si possono utilizzare. Abbiamo notato che l'ortica è anche un prodotto che può essere immesso nella produzione dei maglioni. È un filato che può essere utilizzato, è un prodotto che può, diciamo, essere utilizzato come colore per anche il settore dell'abbigliamento. Allora è un prodotto particolare, è un prodotto che dove si possono creare delle filiere con dei giovani che vogliono magari vivere l'entroterra marchigiano, e l'idea della CEA è stata, diciamo, illuminante, perché se dei giovani si mettono in campo, vivono la vita dell'entroterra marchigiano, la qualità di questa vita qui, con i progetti sul recovery plan, vediamo se con la regione riusciamo ad avere anche delle sinergie per sviluppare al meglio le infrastrutture telematiche, viarie, la sanità all'interno di queste comunità. Sono sicuro che il futuro è sicuramente più ecologico, più green, con i giovani che ritornano a vivere queste meravigliose terre dell'interno che noi abbiamo, e possiamo anche a livello turistico trovare quell'albergo diffuso che la regione ci ha chiesto, mettendo magari insieme queste comunità anche con progetti sviluppati con altre regioni vicino a noi, può essere l'Umbria, può essere l'Abruzzo. Su questa tematica potremo trovare delle sinergie con loro. Certo, sono sicuro che la CIA è riuscita a trovare in questo momento una particolarità per unire sia una produzione spontanea del nostro territorio e una comunità dell'entroterra che ha un valore aggiunto, che è la storia, la cultura e la possibilità di vivere veramente sotto delle montagne bellissime che possono valorizzare le Marche. Quindi che cosa vuol dire malattie non genetiche? Sarò breve, ma voglio andare alla sintesi. L'ortica è uno strumento, ma io volevo un pochino allargare le braccia. Tra i relatori di questa giornata, il professor Franco Canestrari, col quale parleremo di ortica, antico alimento funzionale. Tra le tante proprietà di questa pianta, quelle purificanti, quelle poi utilizzate poi per naturalmente preparati fitoterapici, è da sempre un ingrediente fondamentale nella medicina, utilizzata proprio in tutto il mondo. È vero, cioè quando parliamo di ortica in realtà parliamo di alimenti funzionali che da sempre hanno fatto parte, inconsciamente o no, perché ancora le tecnologie non erano così avanzate, comunque dei rimedi che i nostri avi hanno sempre usato. Diciamo, adesso le tecnologie ci permettono di identificare meglio le sostanze bioattive di questi alimenti funzionali, quindi oltre che essere far parte di un pasto o l'arricchimento di un pasto, hanno una vera capacità terapeutica, sempre più evidente con le ricerche attuali.
naturali. Quindi diciamo che se quando uno pensa all'ortica pensa chiaramente all'effetto diuretico, all'effetto anticistite, all'effetto sulle vie urinarie, quello digestivo, cioè quelli che sono gli effetti più comuni. Ma in realtà le ultime ricerche stanno rivalutando anche da un punto di vista dell'azione antidiabetica, come tanti alimenti funzionali, azione antinfiammatoria che non è specifica dell'ortica, ma sicuramente presente anche nell'ortica. E la cosa più sorprendente, visto che siamo in questo periodo di pandemia, da SARS-CoV, era stati fatti già 10 anni fa circa delle ricerche in cui l'ortica poteva essere un buon supporto anche come azione antivirale. Quindi diciamo che la cosa un pochino più, la ciliegina nella torta, è queste ultime attenzioni su questo aspetto antivirale dell'ortica, che non era stata mai descritto per ora. Ma in realtà, se uno poi, da noi si dice, spulcia un pochino tra la bibliografia, trova che qualcosa in più era stato detto e magari è rimasto lì in stand by per parecchi anni. Quindi diciamo che l'ortica ha veramente, per l'ortica bisogna fare molta attenzione per le sue grandi capacità nutraceutiche, oltre che alimento funzionale in se stesso. Quindi cercheremo di creare delle misure economiche che valorizzino gli accordi di filiera. Grazie alla CIA e alla Camera di Commercio, oggi abbiamo fatto un convegno per approfondire un tema importante, quello di un alimento funzionale come l'ortica, che è una riscoperta di un prodotto che ovviamente è spontaneo, ma coltivato può dare anche risultati economici importanti. Ovviamente l'impegno che noi ci prendiamo oggi è di valorizzare le filiere, di ritornare a fare in modo che fare agricoltura sia anche conveniente e fare in modo che ci siano delle filiere produttive dove l'agricoltore alla fine trovi valore. Per fare questo ci metteremo tutto l'impegno, anche valorizzando le aree interne, e l'impegno che abbiamo preso qua oggi è di tornare qua a Frontone a fare un primo tavolo per riascoltare le associazioni tecnici ma anche gli accademici che vogliono dare un contributo nella nuova pianificazione dello sviluppo rurale, che è molto importante per la nostra economia, impatterà per i prossimi 7 anni in modo decisivo, e dobbiamo essere bravi perché dobbiamo togliere gli errori del passato e ascoltare le criticità che sono emerse e fare una nuova programmazione più vicina al mondo agricolo e fare in modo che gli agricoltori traggano vantaggio dalla loro attività in modo serio e costruttivo. Oltre a questo, abbiamo in mente di valorizzare le aree interne, i borghi delle nostre bellissime aree interne, attraverso delle misure economiche che ho brevemente rappresentato qua, e sono un'idea degli acquaroli, di tutta la giunta regionale, che vogliono puntare sulla rivitalizzazione dei centri storici e sull'albergo diffuso nelle aree montane. Quindi dobbiamo fare in modo che dal Covid nasca un nuovo consumo turistico, che è quello delle zone outdoor, delle zone belle, dei luoghi ameni, e diventi un'opportunità per i nostri borghi. Invece di spopolarsi, devono tornare a vivere, ad essere rigogliosi. Siamo giunti al termine di questa mattinata davvero interessante. Da parte nostra è tutto, grazie dell'attenzione.